Bella ragazzi, da bro Jimmy J. Fringo 93 siamo sempre su Take Two, naturalmente, perché Need for Speed quest'anno non ne sono usciti, ma mi hanno riferito che stanno lavorando a un nuovo progetto, un gioco strafigo, intanto che aspettiamo questo nuovo NFS, Need for Speed. C'è un'altra missione che si intitola Denaro Sporco, ragazzi, questa volta ho fatto il furbo come la volpe e spero che ne siate contenti perché ho fatto 10 km e ho fatto in modo da non farveli vedere. Ecco qui la missione Denaro Sporco. Allora, speriamo che ci faccia usare questa bella macchinina, ragazzi, che ho comprato personalmente dallo store di Take-Two, penso, no, ragazzi, mi correggo e sto contando un sacco di bugiardi qua. Discorsi a parte, ragazzi, avviamo questa missione. Denaro sporco, elimina il veicolo nuovamente, ah, non dire. Ma possibile che per eliminare questo tanto voleva scriverci soldi sporchi! Ah sì, contanti, io pensavo che si dicesse contanti oppure big money. Ok, vediamo se è possibile. Ah, scusa, oppure i nostri servizi a forza. Sì, invece di darci una mano a questi stranzi. Devo fare la missione a questo loro. Sì, questo qui mi sa che è un po' difficile. Stai zitto, per favore. Non vorrei, no, non vorrei che facciano casino. Avvicinati! Sì, finisce. Aspetta che lo prendiamo. No, ma porco due, ci ho preso per il culo. Dov'è? Ecco qui. Ragazzi, stiamo facendo un epic fail, mannaggia. Ah, vediamo se lo prendiamo prima cosa. Stagli addosso! Sì, aspetta, dai. Questo tizio sa guidare. 2 minuti rimasti, dai, non dobbiamo fare qualche cagata. Ecco qui. Sì, ragazzi, scusatemi per la mia. Devo abituarmi all'idea di guidare. Allora, mettiamo le cose in chiaro. Non farmi scherzi! No, no, non te ne faccio. Abbiamo tutto il tempo disponibile, 1 minuto e 30, 11 di energia. Ecco qui, scusatemi ragazzi. Ragazzi, eccomi qua di nuovo. La cosa più odiosa che ci sia è che il computer si scarichi mentre che sto registrando. Vieni qua, brutto maiale, zozzo. Vaffanculo tu. Lo stai perdendo, lo stai perdendo! Tu e tua sorella, vabbè. Non lo perdiamo, l'ho visto. Sfuggire! Ragazzi, ho dovuto inserire la pausa per un problema allargato, ma lo so, abbiamo perso un po' di tempo, vediamo se lo riusciamo a beccare. Questo cambia strada, dove è andato a finire adesso? Avvicinati! Non fare casini! No, e cerca di non È fatta, rompermi le stagli addosso! scatole. Ti stai mettendo troppo! Non ti preoccupare, non abbiamo messo troppo. 20 secondi e nel valsa la pena, mannaggia. Vai a finire fuori strada. Ok, missione completata. Sicuramente bronzo, ragazzi. Ah, livello 19, stiamo arrivando al livello 20. Ci hanno regalato qualche pezzo di macchina. Ok, pezzo riduzione.
Non mi sembra che la Mini Cooper sia così pesante da mandarlo qui e poi lo faremo su un'altra macchina, ragazzi, sicuramente quella off-road, non capisco cosa sia. Ok, vediamo che succede. Ce l'hai? Sì, ce l'ho. Bene, io prendo la roba. Certamente. Ah, sì. Se, ti vorrei prendere a calci, ma il lavoro del mio tratto non lo permette. Abbiamo un problema. Cosa c'è? Sai quello che ha rubato e venduto le auto dei 510? È Harry. Oddio. Sicuro? Sì. Hai idea del perché? Credo abbia ecco a che fare qui. Con la donna con cui l'abbiamo visto. Vedrò di indagare. Ah, ok, vediamo. Sì, ragazzi, in effetti Alex è il protagonista, eccolo qui. No, non lo vediamo. Aveva dei sospetti, ma soprattutto Joe aveva dei sospetti in quanto in questo lavoro c'è sempre qualcuno che te la può ingulare. E Alex si fidava ciecamente, ma Joe non ispirava tanta fiducia. Ok, ragazzi, speriamo che questo video montato non con la panna riesca bene, perché l'allegato non so, inizia a dare i numeri. Se vi piace il video, ragazzi, lasciate un like, iscrivetevi al canale JimmyJFringo93. Il nostro motto è, no, il nostro motto è, la nostra immagine insomma è quella dell'assassino incappucciato come in Assassin's Creed. Non vorrei fare riferimento ad Assassin's Creed per il momento. Vabbè che il gioco è sempre quello, ragazzi. È Ubisoft, quindi. Ragazzi, ci becchiamo alla prossima. E magari speriamo di non avere più problemi. Ciao, ragazzi. Un saluto da JimmyJFringo93.